Andrea Damante intervista, il nuovo singolo, La promessa d'amore per Giulia De Lellis e la verità sul litigio con Francesco Monte. Andrea Damante intervista a Gossipet, i nuovi lavori dopo il successo di Fall of Me Pump, l'amore per Giulia De Lellis e la ritrovata amicizia con Francesco Monte. Andrea Damante è tra i più amati dagli italiani. Dal trono di Uomini e Donne ne ha fatta di strada, oggi è un acclamato DJ nonché un web influencer di tutto rispetto. Gossipet lo ha incontrato a Fondi, in provincia di Latina, in occasione del party Blues Land del Sofia Club. Una delle tantissime serate del Dama, che è richiestissimo in ogni parte d'Italia. Cordiale, semplice e gentile con tutti, così si è mostrato il fidanzato di Giulia De Lellis ai suoi fan, che sono davvero numerosi. Basti pensare che nella discoteca Pontina sono accorsi a migliaia per fare un selfie con l'ex tronista o stringergli semplicemente la mano, come potete vedere nel video in basso. Non solo, grazie ad Andrea e alla sua musica tutti sono riusciti a ballare e a divertirsi, vivendo una nottata a dir poco unica. Tra una serata e un'altra, Damante pensa ai nuovi progetti lavorativi, che diventano col passare del tempo sempre più stimolanti, e a quando riabbraccerà la sua Giulietta, che sta per uscire dal Grande Fratello VIP. Andrea Damante, i nuovi progetti tra musica e moda. Fall of Me Pump è stato un vero e proprio successo, ci sarà presto un altro singolo? Assolutamente sì. Uscirà a febbraio e sarà una collaborazione importante. Per il momento non posso dire con chi, ma si tratta di un grosso artista americano. Sono molto soddisfatto di questo featuring che mira a farmi conoscere sui palcoscenici internazionali. Sempre stato il mio sogno. Vorrei fare la sponda tra Miami e l'Italia e girare il mondo tramite la mia musica. E la moda invece? Solo qualche mese fa hai aperto uno shop online di cui ci aveva già parlato in questa intervista. Sì, abbiamo lanciato una prima versione dell'e-commerce che è andata molto bene. Tra gennaio e febbraio uscirà la collezione completa, che comprenderà anche prodotti per capelli come cera, lacca eccetera, visto che tanti mi chiedono come curo i miei capelli. È prevista pure una linea di occhiali. Tra musica e moda, che è spazio per la televisione? Ti vedremo ancora come opinionista di Barbara D'Urso? Per il momento no, ho voluto fermarmi proprio per dedicarmi alla musica. Se arriverà qualche proposta più vicina a questo mondo la valuterò con interesse. Andrea Damante e le ultime dichiarazioni su Giulia De Lellis. Giulia De Lellis è favorita alla vittoria finale del Grande Fratello VIP, cosa ne pensi? Lo spero tanto. Ha fatto un percorso straordinario, ha messo in campo tutti i suoi difetti e tutti i suoi pregi. È stata apprezzata per quello che è davvero. Lo scorso anno quando c'eri tu nella casa del Grande Fratello avevi promesso a Giulia un giro intorno al mondo, ci sarà una promessa simile alla fine di questa seconda edizione? Sì, continueremo a girare il mondo.
il 22 gennaio andremo via per un mese e mezzo. Staremo di base a Los Angeles e ne approfitteremo per visitare qualche isola del Pacifico. In passato abbiamo girato molte capitali europee, ora ci dedicheremo al mare, a tutto ciò che è vid. Come mai Giulia non ha capito il messaggio del tuo ultimo aereo, sai quanto solletico ti aspetta? Più 18. Sapevo che sarebbe potuto succedere visto che non ci vediamo da tempo. Ma non volevo essere banale e scrivere i soliti ti amo, sei la mia vita, eccetera. Quando le dirò cosa significa capirà tutto. Che idea ti sei fatto della storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nata proprio all'interno del GF VIP? Non so come hanno vissuto la situazione da dentro la casa. Si può giudicare solo se realmente le vivi certe cose. Intanto ti sei chiarito con Francesco Monte e tra di noi c'è stato un misunderstanding di passaparola. Siamo sempre stati amici, è bastata mezza telefonata per chiarirsi. Lui è un bravissimo ragazzo.